vi darei lasciare la parola e Ok. buon seminario a tutti e ci aggiorniamo alla fine. Aspettiamo ancora qualche secondo che inizia la registrazione. A voi la parola, buon seminario. Grazie. E un saluto a tutti, buon pomeriggio. Sono Fabio Villani, lavoro all'INGV dal 2006. Vi saluto, intanto spengo la webcam e condivido lo schermo per la presentazione. Ok, ringrazio Pier Giorgio per questa opportunità. L'invito è partito più di 2 mesi fa per tenere questo seminario e il focus del seminario doveva essere la presentazione e la descrizione di uno degli ultimi lavori che avevamo pubblicato lo scorso Fabio, anno. mi rosa, ti devo chiedere di mettere il microfono dell'auricolare più vicino. Sì, mi sentite ora? Sì, vai, vai. Allora, l'occasione per questo seminario partiva da un invito che doveva essere focalizzato sulla descrizione dei risultati di uno degli ultimi lavori pubblicati lo scorso anno, però ho voluto approfittare di questa occasione per espandere un po' la discussione e quindi descrivere un po' quello che è il lavoro che noi facciamo da molti anni all'INGV e per avere anche modo di far parlare un nostro carissimo collega che lavora con noi da pochi anni, Stefano Maraio, e che spero lavori con noi per gli anni a seguire. Per questa presentazione ho avuto supporto anche di Luigi Improta, che lavora con me da tanti anni e che mi ha aiutato anche a preparare un po' queste slide. Allora, la presentazione è divisa fondamentalmente in due parti. Nella prima descriverò brevemente quali sono gli obiettivi scientifici principali della nostra attività di ricerca, che sono l'imaging ad alta risoluzione di faglie attive dei bacini bordati da faglie attive, in particolare i bacini estensionali. Nella seconda, sempre nella prima parte, però, diciamo, dopo di me parlerà Stefano e vi illustrerà brevemente quali sono i principali metodi di acquisizione dei dati di sismica attiva e le tecniche di imaging che noi usiamo. Nella seconda parte invece fornirò una carrellata molto rapida di alcuni esempi di applicazione di sismica ad altissima risoluzione su alcuni casi di studio, in particolare faglie che sono note per aver rotto la superficie o in tempi storici o preistorici tramite indagini paleosismologiche, oppure e poi nella parte finale vi illustrerò qualche esempio di imaging ad alta risoluzione di bacini controllati da faglie, quindi una scala di osservazione leggermente più ampia. Allora, il problema scientifico principale qual è? Noi studiamo i bacini estensionali perché in Appennino, come in tutte le zone continentali caratterizzate da tettonica estensionale, queste morfostrutture del primo ordine sono il prodotto dell'attività di lungo termine delle faglie e dipendono da un gran numero di fattori quali tettonica, erosione, sedimentazione e movimenti verticali ad ampio raggio. Quindi lo studio dei bacini estensionali ha delle implicazioni profonde su vari settori delle scienze della Terra, quali possono essere modelli strutturali di crescita e interazione delle faglie, oppure nel caso dell'Appennino, modelli di evoluzione tettonica pliopleistocenica di questa catena, oppure studi di seismic hazard, poiché l'imaging di bacini rappresenta un contributo fondamentale per la costruzione di scenari di rischio. Faccio un esempio fra i tanti, quello dell'amplificazione del moto del suolo in corrispondenza di spesse coltri sedimentarie. Le implicazioni sono molte altre, però qui ho elencato solo le principali. Allora, il problema scientifico principale col quale noi dobbiamo fare i conti è la profondità di investigazione di questo metodo. Allora, quando gli approcci allo studio della tettonica attiva sono numerosi e tutti con scale di applicazione differenti, allora le indagini geologiche, morfotettoniche e paleosismologiche possono fornire informazioni preziosissime sulla geometria e lo slip rate delle faglie attive, però con una profondità di investigazione di pochi metri. E quindi anche l'intervallo temporale investigato è relativamente breve, quindi poche migliaia di anni.
D'altro canto, in Appennino ci sono alcuni profili commerciali, profili sismici commerciali, che possono offrire un'immagine delle faglie attive in un range di profondità di circa 1-6 km, però con una risoluzione che è di decine di metri. Abbiamo anche la possibilità di utilizzare localizzazioni ad alta precisione di aftershock per illuminare la geometria e la cinematica di strutture sismogenetiche in un range che in Appennino è tipicamente di 2-12 km. Quindi esiste un gap di informazione nella shallow crust, quindi nel primo chilometro, che è un gap importantissimo perché in esso praticamente è contenuto il record sedimentario quaternario, quindi tutti gli indizi di attività tettonica che si esplicano nell'ultimo milione di anni e anche più, quindi Pliocene superiore, insomma, da Pliocene superiore ad oggi, può essere perso. E questo ha delle implicazioni sulla corretta definizione delle strutture in termini di geometria, partizione dello slip in superficie e quindi anche sui modelli di evoluzione delle faglie a varie scale temporali, in particolare in un range che va dalle decine di migliaia al milione di anni. Quindi questo gap di informazione può essere in principio colmato da indagini geofisiche ad alta risoluzione, tra queste la sismica attiva ad alta risoluzione è uno dei metodi principali perché è caratterizzato da un eccellente compromesso tra la profondità di investigazione e la risoluzione spaziale. Ed è utilissimo per definire l'architettura superficiale e le proprietà fisiche delle zone di faglia. In particolare, noi usiamo due tecniche, che sono la sismica riflessione multicanale e la tomografia a rifrazione. Per cui adesso cedo la parola a Stefano e lui vi illustrerà le principali metodologie di studio. Sì, buongiorno a tutti. Fabio mi ha risparmiato l'onere delle presentazioni perché ha fatto tutto lui. E facciamo una breve scarrellata su quello che sono i metodi di indagine che utilizziamo, focalizzandoci su un paio di particolari riguardanti il multifold e particolari riguardanti la risoluzione di queste indagini. Noi, come sismica attiva, utilizziamo sostanzialmente due metodologie, sismica riflessione e sismica rifrazione. Siamo in grado di elaborare i dati in queste due differenti chiavi metodologiche, utilizzando sostanzialmente la stessa acquisizione. La differenza principale è concettuale. La sismica riflessione si basa appunto sulla riflessione delle onde sismiche e quindi segue una sorta di percorso a zero offset, mentre la sismica rifrazione si basa sull'analisi delle onde dirette e le onde rifratte, per cui ha bisogno appunto di questo fenomeno di rifrazione. In pratica questo si traduce in una necessità di uno stendimento, ad esempio molto lungo, per la sismica rifrazione che ha una profondità di indagine pari a un terzo o un quarto della lunghezza dello stendimento, requisito che non è fondamentale invece per la sismica riflessione, in cui la profondità di indagine può essere maggiore, ma sostanzialmente è influenzata da fattori quali la strumentazione e soprattutto la geologia. Qui vediamo un esempio di common shot gather, quindi tracce raggruppate per uno scoppio comune, registrato per un'indagine di sismica riflessione. Vediamo che l'offset massimo, quindi la lunghezza del nostro array di ricevitori, è sostanzialmente pari alla profondità massima del target geologico. Cosa diversa abbiamo per quanto riguarda quest'altro common shot gather, per la sismica a rifrazione, in cui sostanzialmente vediamo che l'offset massimo, il nostro array, è lungo 3,5
quattro volte rispetto in relazione al target, alla profondità del target di acquisizione. Essendo due metodologie diverse, ci restituiranno automaticamente due risultati differenti. La sismica riflessione ci restituirà una sezione sismica, quella che insomma siamo comunemente abituati a vedere e interpretare, che può essere interpretata in chiave strutturale, in chiave stratigrafica e ci dà una sorta di sezione geologica del sottosuolo. Mentre la tomografia a rifrazione ci restituisce un modello, in particolare un modello di velocità, che può essere un modello di velocità delle onde P, un modello di velocità delle onde S, a seconda quale delle metodologie utilizziamo. Stiamo parlando di sismica ad alta risoluzione multicanale per l'imaging di una porzione superficiale di sottosuolo. Quando parliamo di porzione superficiale, immaginiamo qualcosa che sia all'interno del primo chilometro di profondità. Questa metodologia ha avuto diversi campi di applicazione, tra i più svariati, ad esempio l'analisi delle strutture vulcaniche. Questo è un esempio di un'acquisizione di dati sismici nel cratere del vulcano Solfatara, oppure la caratterizzazione di campi geotermici come nella parte superficiale dei campi geotermici, come questo lavoro di Gao molto recente in Nevada, applicazioni di tipo geomorfologico e caratterizzazione di faglie attive e quindi del conseguente rischio sismico. Ora abbiamo parlato di risoluzione brevemente. Vediamo in cosa consiste e da cosa fondamentalmente è determinata la risoluzione. In sismica abbiamo una risoluzione verticale in cui il minimo spessore di uno strato risolvibile dalla nostra indagine fondamentalmente è inversamente proporzionale alla frequenza che noi utilizziamo, alla frequenza della nostra sorgente, che in particolare è pari a un quarto della lunghezza d'onda. Per cui, per distinguere due differenti strati in un esempio pratico, lo spessore di questo strato deve essere minimo un quarto della nostra lunghezza d'onda. Allo stesso modo, la frequenza della nostra indagine condiziona anche la risoluzione orizzontale, perché la risoluzione orizzontale è strettamente legata a quella che viene definita prima zona di Fresnel. Tutto ciò che è più piccolo ha un'estensione laterale inferiore alla prima risolto dall'indagine sismica. Avere un'idea numerica, un'idea quantitativa di questo discorso, qui abbiamo riportato delle tabelle con la risoluzione verticale e la risoluzione orizzontale per diverse tipologie di indagini. Sostanzialmente abbiamo messo a paragone le indagini sismiche utilizzate nell'esplorazione industriale, quindi nell'esplorazione commerciale oil and gas, con le indagini sismiche utilizzate per l'alta risoluzione. Come vedete, a parità di modelli di velocità, al variare della frequenza, la nostra risoluzione aumenta, nel senso lo spessore o l'estensione laterale minima risolvibile è sempre più piccola. Un altro concetto che volevamo toccare era appunto quello del multifold. Il fold sostanzialmente è la copertura dei CTP, cioè indica fisicamente quante volte un punto comune di riflessione viene campionato dalla nostra indagine sismica ed è dipendente dal numero di ricevitori di geofoni che noi utilizziamo e dalla spaziatura dei geofoni e dalla spaziatura delle sorgenti. Questo fattore
è molto importante in quanto influisce direttamente sulla qualità del dato. Infatti, il miglioramento del rapporto segnale-rumore in un dato di sismica riflessione è uguale alla radice quadrata di n, dove n è appunto questo parametro di copertura, il CdP4. Qui vediamo degli esempi di common shot together acquisiti sullo stesso profilo ma su tre array differenti e in basso c'è il nostro grafico di copertura. Come vediamo, il primo array raggiunge coperture di 170, il secondo array 140 e il terzo array 90. Per avere un riscontro pratico su quella che è la differenza della sismica in termini di fold e in termini di risoluzione, abbiamo riportato questo esempio, questo confronto, che oltretutto pubblicato da Bruno et al nel 2013. Questa immagine mette a confronto una sezione sismica commerciale ENI con una sezione acquisita lungo lo stesso profilo ad alta risoluzione. La prima è un'indagine acquisita nel 1995, la sorgente esplosivo e abbiamo una distanza tra i geofoni di 25 metri e 50 metri tra le sorgenti, con un fold massimo, una copertura massima di 30. L'indagine ad alta risoluzione invece è stata acquisita con un vibroslice ad alte frequenze, 5 metri la spaziatura intergeofonica, 10 metri la spaziatura tra le sorgenti, raggiungendo una copertura di 70. È evidente, forse uno dei casi più evidenti, di quanto sia differente, ecco, l'imaging tra le due sezioni. Tutto ciò perché l'imaging a riflessione onshore, a differenza dell'imaging a riflessione, ad esempio, a mare, soffre di alcuni particolari problemi. Innanzitutto ha un livello di qualità del dato registrato molto basso, soprattutto quando siamo in presenza di riempimenti sciolti e zone di faglia. Questo perché si sviluppano fenomeni di diffrazioni e di scattering. Poi abbiamo un problema di variazioni laterali di velocità date dallo strato areato, lo sviluppo di onde di superficie, riverberi e attenuazione anelastica. Oltretutto, queste variazioni molto forti laterali di velocità vanno a violare quelle che sono le assunzioni base della sismica riflessione e in particolare della corrispondenza tra il punto medio di riflessione in superficie e il punto di riflessione in profondità. Assunzioni che sono di base per un processing standard. Quindi spesso per l'elaborazione di dati acquisiti in questi contesti sono richieste delle tecniche di processing avanzato. Per risolvere questi problemi, molto spesso queste tecniche di processing avanzato hanno bisogno di un accurato modello di velocità, che oltretutto aiuta anche nella fase di interpretazione, in quanto fornisce delle informazioni complementari sul target geologico che stiamo investigando, sia in termini di proprietà elastiche, quindi di velocità, e sia in termini litologici. Per cui negli anni abbiamo capito che la strategia migliore è proprio quella di combinare sismica riflessione
e tomografia a rifrazione. In tal modo possiamo utilizzare i modelli di velocità ottenuti attraverso la tomografia per condurre una fase di processing avanzato sul dato sismico a riflessione e oltretutto ci permette di ottenere un'immagine complementare e indipendente dello stesso target. Per quanto riguarda la tomografia a rifrazione, facciamo uso di un algoritmo non lineare multiscala che dopo vedremo più nel dettaglio. Quando necessario, per risolvere alcuni problemi, si ricorre all'applicazione di tecniche avanzate di processing, come ad esempio la pre-stack migration. La pre-stack migration soprattutto è una tecnica avanzata di processing per cui è fondamentale ottenere un modello di velocità molto affidabile. A quel punto, visto che, come abbiamo detto all'inizio, le profondità di indagine sono differenti tra le due metodologie, al fine di avere un modello di velocità affidabile che abbia una profondità di indagine comparabile con quella della nostra indagine di sismica riflessione, ci affidiamo ad una particolare geometria di acquisizione, definita multifold wide aperture profiling. Questa geometria di acquisizione permette appunto l'acquisizione simultanea di arrivi near vertical e riflessioni wide angle. Inoltre permette anche di registrare rifrazioni da orizzonti più profondi. Innanzitutto si utilizza un layout di acquisizione lungo 3-4 volte la profondità attesa del nostro target geologico. Una densa spaziatura, una piccola spaziatura tra sorgenti e geofoni. Tutto questo naturalmente implica la disponibilità di un sistema di acquisizione importante. In questo piccolo schemino molto semplice è rappresentato un classico sistema di acquisizione che attualmente utilizziamo, composto da 10 sismografi, ogni sismografo conta 24 canali, per un totale di 240 canali ed un array di circa 1200 metri. Qui c'è un esempio di shot record acquisito con una geometria multifold wide aperture, 168 canali per una lunghezza di 835 metri e una spaziatura tra le sorgenti e tra i ricevitori di 5 metri. Il tutto per indagare un target geologico con una profondità stimata di circa 300-400 metri. Qui abbiamo un altro combo shot together acquisito con la stessa geometria di acquisizione nella campagna di acquisizione di Pagani Cabazzano, che dopo vedrete nel dettaglio con Fabio. Dicevamo, riguardo la strategia di inversione dei dati per ottenere il modello tomografico a rifrazione, utilizziamo un codice multiscala, un codice di inversione multiscala, grazie ad Andrea Herrero, ed è un codice di inversione non lineare. Il modello di velocità viene parametrizzato attraverso dei nodi spaziati in maniera regolare e il numero di parametri aumenta iterativamente, aumenta ad ogni iterazione. Quindi avremo dei primi modelli a grande scala, il
quindi una profondità di indagine maggiore ma una minore risoluzione, e dei modelli finali con una risoluzione maggiore che riescono a risolvere strutture nel dettaglio. Naturalmente tutto il discorso dell'alta risoluzione si rifà anche e soprattutto alla strumentazione. Diverse sorgenti sismiche permetteranno di ottenere dati con differenti risoluzioni e con differenti profondità. Naturalmente la profondità di investigazione è inversamente proporzionale alla risoluzione. Come vediamo, per scale crostali abbiamo profondità di investigazione da 1 a 20 km. Per queste acquisizioni vengono usati esplosivi o batterie di VibroSize e si riescono ad ottenere dati con una risoluzione che va dai 50 ai 250 metri. Discorso completamente diverso per l'alta risoluzione e l'altissima risoluzione, dove i target sono profondità comprese tra 1 km o anche nei primi 100 metri, dove però riusciamo a ottenere una risoluzione metrica o decametrica utilizzando VibroSize ad alta frequenza, martello o fucile sismico. Questo è un VibroSize ad alta frequenza, un mini VIB della IVI, attualmente da un paio d'anni acquistato da INGV e appunto disponibile nel laboratorio di geologia e geotecnologia. È un veicolo fuoristrada a quattro ruote motrici del peso di 6 tonnellate, articolato al centro. Trasporta e gestisce una piastra con una massa di circa 160 kg ed è in grado di operare in un range di frequenze che va da 5 ai 350 Hz. Permette di fare esplorazione sismica ad alta risoluzione fino a profondità di 1000-1500 metri. Durante il suo funzionamento, la piastra che viene trasportata dal mezzo si abbassa, la massa al di sopra della piastra inizia a vibrare secondo un treno d'onde che viene parametrizzato prima, quindi frequenza, durata e modalità di oscillazione sono note all'operatore. E naturalmente il tutto viene registrato da un array di sensori. La differenza principale rispetto a un esplosivo, rispetto a una qualsiasi sorgente impulsiva, è che la sorgente vibratoria non rilascia l'energia tutta in un solo momento, ma l'energia viene rilasciata in un tempo spesso pari a 15-16 secondi, attraverso un treno d'onda. Per cui la prima fase del processing sarà togliere, tra virgolette, questo treno d'onde dal nostro dato per ottenere un dato acquisito come se fosse stato acquisito attraverso una sorgente impulsiva. Qui c'è un piccolo esempio. Esempio, ritornando allo shot di prima che abbiamo visto, questo è lo shot acquisito attraverso la sorgente vibratoria. Questo qui è il segnale che è stato immesso nel sottosuolo dal VibroSize e questo è il dato dopo la cross-correlazione, quindi dopo la rimozione della nostra traccia pilota. Ci sono due brevi video. Giusto per far vedere il mezzo in funzione qui durante una campagna di acquisizione a Campo Felice lo scorso anno, e qui c'è un video del funzionamento del sistema MiniVib.
Quando passiamo dall'alta risoluzione all'altissima risoluzione, naturalmente il LibroSize non è adatto come sorgente per un motivo molto semplice. È un mezzo abbastanza energetico e molto rumoroso. Ciò significa che i primi 30-50 metri di sottosuolo praticamente non vengono risolti. A quel punto abbiamo bisogno di sorgenti ad energia un po' più bassa. Per questo ci viene in aiuto il fucile sismico, che ci permette di ottenere un segnale molto chiaro anche a 500 metri di offset, oppure il classico martello, ci permette di ottenere segnali fino a 200-300 metri di offset. Dipende dalla geologia e anche da chi usa il martello. E a differenza del fucile sismico, è sicuramente una sorgente più sicura e più economica. Il sistema di registrazione, il sistema di acquisizione attualmente nelle disponibilità di INGV punta 7 geode geometrics, ogni geode supporta 24 canali e riusciamo a lavorare anche con 264 canali utilizzati nelle nostre indagini, con geofoni verticali a diverse frequenze, 4,5, 10 e 40 Hz. Riuscendo a stendere un profilo massimo, un profilo di copertura massima di 1300 metri. 1300 metri che appunto si traduce in una profondità di esplorazione in chiave di tomografia e rifrazione di 300-400 metri e di 500-1000 metri in chiave di sismica riflessione. Io chiudo con delle foto che fanno vedere altri problemi mostrano altri problemi durante le campagne di acquisizione. Naturalmente l'utilizzo del VibroSize prevede che ci siano delle strade per lavorare, però ovviamente d'altro canto le strade hanno il problema del traffico che in qualche modo va gestito durante le fasi di acquisizione. Un altro problema che spesso abbiamo riscontrato in zone decisamente più tranquille è insomma quello dell'interferenza del mondo animale. Con questo io chiudo, ridò la parola a Fabio e vi ringrazio per l'attenzione. Ok, grazie mille Stefano. Allora, cominciamo la seconda parte di questa presentazione con dei casi di studio. Prima di illustrare la carrellata di casi di studio che ho preparato, volevo proporvi soltanto un paio di slide che fanno riferimento a dei lavori vecchi di circa 20 anni, ma che in qualche modo hanno ispirato il nostro modo di lavorare. Di tutta questa serie di lavori ho selezionato soltanto due. Il primo è quello di Ann Mattson del 2004, uno studio fatto sulla Wasatch Fault, in uno dei vari segmenti, in cui c'è una prima applicazione di tomografia ad altissima risoluzione su una scarpata di faglia, corredata da indagini paleosismologiche. E questo tomogramma evidenzia delle zone a bassa velocità, che sono poi correlate anche in basso il grafico della densità del campionamento di raggi, che sono correlate anche a zone in cui c'è scarsa propagazione di raggi, per motivi legati alla cinematica, diciamo, della propagazione, che sono messe in relazione con lo stack, quindi la sovrapposizione di più colluvial package. Il colluvial package è quello che in inglese viene definito questo cuneo sedimentario che si produce per degradazione delle scarpate di faglia, soprattutto in ambienti estensionali,
legati a processi sostanzialmente diffusivi. Quindi queste sono evidenze geofisiche indirette, insomma, di antichi eventi sismici. Un'esplorazione di questo tipo comporta un'investigazione di circa 20-30 metri con una risoluzione metrica, e in questo caso l'acquisizione è stata fatta con 120 canali, 160 scoppi, una spaziatura media di mezzo metro, utilizzando il martello. Un altro esempio che ho voluto proporvi è un'indagine ad altissima risoluzione su uno strand dell'Alpine Fault in Nuova Zelanda, questo lavoro pubblicato nel 2009, dove si vede che utilizzando un sistema di acquisizione molto simile al nostro, però con una spaziatura veramente molto fitta di scoppi fatti con martello, si possono ottenere immagini a riflessione di qualità eccezionale nei primi 100 millisecondi, quindi siamo a profondità veramente molto modeste, siamo nell'ordine dei 100 metri. E questo tipo di imaging è fondamentale per delle ricostruzioni di carattere strutturale, dove si vede la chiara dislocazione legata a questo segmento trasgressivo dell'Alpine Fault. Si vedono benissimo questi riflettori inclinati, e poi il pattern della deposizione alluvionale in questo tratto di pianura. Quindi, cominciamo con questi casi di studio in Appennino che voglio proporvi. Allora, io ho pensato di iniziare anzitutto elencando i principali progetti all'interno dei quali è stata applicata la sismica ad alta risoluzione. Sono questi fondamentalmente i principali ambiti di ricerca che hanno permesso anche il finanziamento di queste indagini. Doveroso iniziare con lo studio della faglia alpina, dove tutto è iniziato. Nel 1999 io ho fatto la mia tesi di laurea lavorando sul massiccio del Monte Marzano, siamo in Appennino Campano-Lucano, e questo è il primo esempio di applicazione di sismica ad altissima risoluzione in Italia per lo studio di una rottura cosismica. Le freccette qui indicano la flessura che si trova nel piano di Pecore. Il piano di Pecore è questa piccola depressione di origine tettonocarsica che si trova nel massiccio del Monte Marzano ed è riempito da sedimenti colluviali e palustri a causa dello sbarramento periodico provocato dall'attivazione di questa faglia a nord-est immergente in conseguenza dei vari eventi sismici. L'esperimento è stato fatto nell'ottobre del 99 con una linea ortogonale alla scarpata il più possibile e parallela alla trincea eseguita e descritta in due fondamentali lavori di Daniela Pantosti e Valenzisi e David Schwartz nel 90 e nel 93. Allora, all'epoca la strumentazione di cui disponevamo non era molto sofisticata, anzi in questo caso noi utilizzammo un'apparecchiatura che ci fu data in prestito da un collega geologo professionista che consisteva soltanto di 24 geofoni. Quindi per compensare per il basso numero di geofoni utilizzammo 244 scoppi e il cannoncino sismico veniva utilizzato allo stesso modo e in questa foto potete riconoscere ben più giovani di adesso, ovviamente, Luigi Improta, Aldo Zollo, che è stato il mio professore di sismologia, e Andrea Rerò di Spalle, che attivava il Minidib. Ebbene, organizzando i dati a ricevitore comune, siamo stati comunque in grado di ottenere un dato estremamente denso e quindi molto semplice seguire l'inviluppo dei primi arrivi con le variazioni laterali di velocità apparenti molto, molto forti. E questo è stato anche il secondo esempio di applicazione del codice di tomografia non lineare che ha portato alla produzione di un modello tomografico molto dettagliato e risolto fino a circa 60 metri di profondità. E in questo lavoro si vede anche un confronto con il log della trincea paleosismologica di Daniela. E il modello cosa mette in evidenza? Una fortissima variazione laterale di velocità che si innesta proprio in corrispondenza della flessura superficiale.
Questa variazione laterale di velocità è stata interpretata come il contatto tra il bedrock carbonatico di età cretacica e i sedimenti lenti di riempimento della depressione. E inoltre queste geometrie messe in evidenza dalle isoline fanno pensare che ci siano dei colluvial packages molto simili a quelli che vi ho illustrato nella slide relativa al lavoro di Ann Watson sulla Wasatch Fault. Questo lavoro è pionieristico per quanto riguarda le indagini di sismica attiva in Appennino e ha permesso di fare anche delle prime inferenze sull'attività di lungo termine della faglia erpina, ipotizzando un rigetto nel Pleistocene superiore di circa 30 metri. E passiamo al secondo esempio di applicazione di sismica ad altissima risoluzione in Appennino meridionale. Ci troviamo in Val d'Agri, nel settore sud-ovest, e questo è uno studio multidisciplinare sul settore centrale dei monti del sistema di faglia dei Monti della Maddalena, un sistema nord-est emergente, e ci troviamo nella zona epicentrale del grande catastrofico terremoto del 1857, quello che si può dire abbia dato inizio agli studi di sismologia moderna. Molto dibattito c'è sull'origine della struttura sismogenetica, se sia nord-est emergente o sud-ovest emergente. Comunque, al di là di questi problemi di ampio respiro, questo lavoro è focalizzato essenzialmente su un'imaging ad altissima risoluzione di una delle zone di faglia individuate tramite indagini geologiche e poi confermata con uno studio multidisciplinare, che è consistito nell'acquisizione di due profili sismici, profili di tomografia e resistività elettrica, trincee paleosismologiche e campionamento tramite VibraCore. Rispetto a piano di pecore, l'acquisizione è stata effettuata con una strumentazione un pochino più sofisticata, da 36 a 48 canali e una spaziatura di 2-4 metri. Questa slide mette in evidenza il confronto tra la trincea palesismologica, dove si vede il nettissimo contatto tra il substrato fatto di galestri, la formazione di argilliti e calcilutiti della successione lagonegrese, e il riempimento colluviale legato all'attività di lungo termine della faglia. In alto abbiamo la sezione di resistività elettrica, che mette in evidenza la caratteristica conduttiva della zona di faglia e anche un footwall leggermente, diciamo, mediamente poco resistivo. La tomografia sismica mette in evidenza una fortissima variazione laterale di velocità e anche la presenza di un corpo lento più profondo. È stato possibile poi effettuare un'indagine multiscala, quindi tagliando e ricampionando il modello a media risoluzione per ottenere un modello ad altissima risoluzione. Sull'altro profilo si vedono delle feature molto simili ed è stata prodotta anche una sezione stack, dove la presenza di una zona di faglia composta da almeno tre splay sintetici che dislocano questi riflettori trova riscontro con la forte variazione laterale di velocità che si vede in questa sezione. Inoltre è stato possibile ipotizzare anche la presenza di alcuni colluvial packages legati a queste zone di bassa velocità. E questo studio è stato fondamentale per mettere in evidenza l'attività molto recente del sistema di faglie dei Monti della Maddalena e il suo possibile ruolo sismogenetico nell'ambito della sismotettonica dell'Appennino meridionale. Un altro studio ad altissima risoluzione è stato effettuato poi nuovamente sulla faglia erpina, però nel settore più, diciamo, orientale, il segmento di San Gregorio, il famoso segmento che probabilmente si è rotto durante la rottura multipla a 20 secondi. Questo esperimento è il primo esempio di applicazione di combinazione di refraction tomography e sismica e a riflessione ad alta risoluzione con applicazione della tecnica della pre-stack depth migration. Ecco, i risultati sono molto interessanti perché abbiamo una risoluzione veramente molto dettagliata dell'architettura dei depositi superficiali, depositi lacustri che sono stati ripetutamente fagliati dall'attività della faglia, e è possibile vedere anche la dislocazione del top bedrock che è
E, diciamo, non è molto frequente osservare in queste indagini superficiali. E anche qui abbiamo un esempio di applicazione di tomografia multiscala con un modello a media risoluzione che poi è stato, diciamo, dal quale poi discende un modello a più alta risoluzione nell'ambito del processo multiscala. E si vede che la zona di faglia è molto ampia ed è caratterizzata da velocità molto basse, dell'ordine dei 1500 metri al secondo, anche meno. Passiamo a un altro caso di studio ad altissima risoluzione. Questo è stato effettuato nell'ambito del progetto Philip Abruzzo. Siamo sulla faglia dei piani di Pezza, che è il segmento centrale di questo lungo sistema di faglie attive della lunghezza di circa 30 km, compreso tra l'Aquila e il Fucino. Il piano di Pezza è una depressione tettonica endoreica che deve la sua genesi fondamentalmente all'attività di lungo termine della faglia bordiera. Questa faglia bordiera, che in realtà si presenta come in affioramento come due splay sintetici. Qui abbiamo effettuato uno studio multidisciplinare, fondamentalmente però abbiamo due profili ortogonali alla faglia e questa è la trincea scavata e descritta nel lavoro di Daniela Pantosti et al. Nel 1996. Abbiamo fatto due profili sismici con 72 geofoni, un profilo di resistività elettrica e poi abbiamo anche diciamo, corroborato le nostre analisi con l'utilizzo del T-DEM. Allora, questa è una visione prospettica della scarpata di faglia, questo è la traccia del profilo sismico acquisito nel 2013. Questo zoom illustra com'era nel 1992 il sito di scavo, quindi si vede bene la traccia della trincea, la scarpata e l'offset verticale che localmente è di oltre 4 metri e mezzo, quindi è una delle scarpate, diciamo, tardo-oceaniche più importanti dell'Appennino. Abbiamo applicato in maniera massiccia la tomografia multiscala non lineare e questi sono i risultati. Profilo P1, si vede molto bene questa fortissima variazione laterale di velocità che abbiamo imputato a due faglie sintetiche, ma si vede molto bene anche una struttura antitetica. E questo invece è il risultato per quanto riguarda il profilo P2, che è il più vicino alla trincea paleosismologica. E da questo profilo abbiamo ricampionato il modello di velocità e spinto ulteriormente la tomografia multiscala per ottenere un modello ad altissima risoluzione, risoluzione metrica, che può essere quasi confrontato uno a uno con il log della trincea palesismologica. Si vede molto bene una struttura antitetica che corrisponde a quella che si vede in trincea. Questa è una foto storica, diciamo, del 1992. E questo invece è la parete della trincea che mette in evidenza questa zona di faglia sud-ovest emergente. E molto interessante il fatto che la tomografia sismica mette in evidenza una zona a bassa velocità che ho indicato nella lettera W che può essere interpretata come il prodotto di più colluvial packages. Questo studio ha permesso, diciamo, di estendere in maniera indiretta le informazioni sull'attività di questa faglia, diciamo dall'ultimo massimo glaciale, con throw rate dell'ordine di 1 mm l'anno. Adesso passiamo ad altri casi di studio, però a una scala più ampia, quindi esplorazione di bacini tettonici bordati da faglie attive. Cominciamo da una delle prime esplorazioni in cui il Mini-VIMB è entrato in gioco in maniera determinante. Siamo nel Vallo di Diano. E questo studio è stato effettuato nell'ambito del progetto FIRB-FUMO. Il Vallo di Diano è una struttura di primo ordine in Appennino meridionale, una delle più grandi depressioni tettoniche, lunga circa 40 km, ed è fondamentalmente legata all'attività di tre sistemi di faglia in step destro. Ed è anche una delle poche faglie che sono chiaramente visibili nei profili commerciali. Anche se i dettagli sull'attività recente sono molto scarsi, perché mancano immagini geofisiche di dettaglio. Ecco, quindi uno dei primi studi che abbiamo fatto e pubblicato è stato, deriva dall'analisi di profili sismici ad alta risoluzione che abbiamo acquisito nella zona di Riley tra, le due faglie principali bordiere del Vallo di Diano. Abbiamo utilizzato un sistema a 168 geofoni combinando sia il Mini-VIMB che il Mini-BANG. Questo
Questi sono i risultati dell'indagine ad altissima risoluzione e fanno vedere, la tomografia fa vedere delle chiare variazioni laterali di velocità che sono imputabili a dislocazione di questi corpi di conoide del pleistocene medio superiore. E poi le immagini a riflessione fanno vedere che l'upper fold termination di alcuni di questi splay è veramente molto superficiale, dell'ordine di 20-30 metri. In più abbiamo acquisito questo profilo in prossimità di una cava, quindi abbiamo un controllo molto dettagliato sulla stratigrafia dei depositi superficiali. E l'imaging, veramente spettacolare, fa vedere l'architettura deposizionale dei conoidi, che sono in un lap progredanti sul bedrock carbonatico, e un evidente back tilting dei depositi più antichi legati all'attività di questa faglia, che sarebbe praticamente la terminazione settentrionale della faglia di Padula. Sempre nel Vallo di Diano, un anno dopo, nel 2007, abbiamo acquisito dei dati a wide angle, wide aperture, che ci hanno permesso di chiudere un transetto per la prima volta da un lato all'altro del bacino, ottenendo una sezione risolta fino a 500 metri di profondità. Si vede molto bene il passaggio dal bedrock carbonatico alla sequenza fluvio-lacustre che riempie il bacino. Questo gap di acquisizione è legato purtroppo alla presenza dell'autostrada che non è stato possibile in alcun modo attraversare. Molto bello in questo caso è la possibilità, molto bella è la possibilità di applicare le tecniche classiche della stratigrafia sequenziale per riconoscere le varie unconformity, quindi fino a 10 unità deposizionali all'interno di questo settore del bacino. Veniamo poi al caso di studio tra i più importanti, quello che ha rappresentato una sorta di spartiacque, cioè l'Aquila. Dopo il terremoto dell'Aquila è stata avviata una massiva campagna di indagini di ordine geologico, paleosismologico e geofisico, e nel 2010, al fine di colmare dei gap di informazioni che riguardavano la struttura crostale superficiale della zona colpita dal terremoto del 2009, abbiamo deciso di raffinare la mappatura dei depositi quaternari, ma soprattutto anche di acquisire dei dati di sismica attiva. Abbiamo acquisito per la precisione 5 profili: questo è il bacino di Paganica, questo è il bacino di Bazzano, che però fanno parte del sistema della media valle del Laterno, un unico grande bacino sviluppatosi a partire probabilmente dal Pliocene superiore, per un totale di circa 8 chilometri, utilizzando un array a 216 canali, quindi un netto miglioramento dal punto di vista della metodologia e dell'applicazione di questa tecnica di indagine. Abbiamo acquisito 690 shot utilizzando il mini beam con una spaziatura media di 10 metri. Per la tomografia abbiamo utilizzato circa 80.000 letture dei tempi di primo arrivo. Faccio vedere solo i risultati principali, ossia il modello tomografico prodotto sulla linea che attraversa le rotture primarie del 2009, e si vede molto bene che al di sotto delle rotture esiste una strutturazione del bedrock legata alla presenza di faglie normali, e qui si può stimare anche un rigetto di lungo termine che è circa 80 metri. Da notare il fortissimo spessimento di depositi lenti, che è testimonianza della continua attività sinsedimentaria di questa faglia. Molto importante anche il profilo acquisito nel bacino di Bazzano, perché questo studio è stato propedeutico per l'esecuzione di un sondaggio, sempre nell'ambito del progetto FIRB Abruzzo, che ha portato quindi alla definizione molto accurata della stratigrafia di questi depositi fluviali e palustri, e quindi anche una scansione temporale molto, molto fine dell'evoluzione di questo bacino. L'elaborazione di questi dati sismici è ancora in corso, tanto che esiste un'elaborazione di una sezione stack di questi due profili, che mette in evidenza una strutturazione molto complessa del bacino e la presenza di numerose unità deposizionali che denotano una storia molto lunga del bacino. Notate che la profondità del sondaggio, che è 150 metri, non arriva che a, diciamo, a campionare metà del riempimento sedimentario del bacino.
E vediamo poi all'ultimo caso di studio e poi vi lascio andare e vi ringrazio per la pazienza. E da questo caso di studio è nato l'invito di Pier Giorgio, ossia le indagini che abbiamo effettuato nel bacino di Castelluccio, la zona colpita dalla sequenza sismica del 2016. Allora, vi risparmio i dettagli della sismotettonica dell'area che è nota a tutti, perché abbiamo deciso di acquisire dei profili di sismica ad alta risoluzione nel bacino. Prima di tutto perché la struttura di questo bacino è ignota. Secondo perché rappresenta una possibilità unica per acquisire informazioni sull'attività di lungo termine delle faglie responsabili del terremoto, del main shock del 30 ottobre 2016. E tutto questo può rappresentare un contributo fondamentale per studiare l'evoluzione entro rete di lungo termine delle faglie borniere. Abbiamo acquisito tre profili che abbiamo chiamato vettore, Castelluccio e maneggio, molto lunghi, e il più lungo è addirittura 3.355 metri. E abbiamo utilizzato un sistema di acquisizione a 240 canali lungo quasi 1200 metri, quindi un notevole sforzo organizzativo. E le sezioni sono caratterizzate localmente da un fold di circa 160. Come vedete, abbiamo un gran numero di scoppi e un grandissimo numero di vetture dei tempi di primo arrivo che sono state effettuate tutte manualmente. Vi illustro soltanto uno shotgather rappresentativo, questo dal profilo vettore. Si vedono chiarissime variazioni laterali di velocità. E in rosso abbiamo praticamente la curva dei travel time sintetici calcolata dal codice tomografico. E questa è la propagazione dei raggi del modello tomografico. Vi presento solo i risultati del profilo vettore. Questo è il modello tomografico. Questo è l'overlay del campo di velocità sulla sezione stack migrata e questa è la sezione stack migrata in profondità con l'interpretazione. Come vedete, la zona dove poi si è avuta anche la rottura superficiale nella piana, la zona di faglia è estremamente complessa, è larga circa 800 metri, è caratterizzata da almeno due strutture principali sintetiche, ma ci sono anche numerose antitetiche. E tutto questo coinvolge una complessa sequenza alluvionale caratterizzata da almeno tre cicli principali che abbiamo chiamato F1, F2 e F3. In questo rettangolino c'è un dettaglio della struttura più superficiale dove abbiamo anche poi utilizzato dei dati di tomografia di resistività elettrica preesistenti. Quindi si vede molto bene che in corrispondenza della rottura del 2016 c'è un contrasto laterale molto forte di velocità, un brusco espessimento dei depositi lenti e poi la sezione fa vedere che in realtà nel futuro della faglia ci sono altre zone di faglia che hanno un'attività recente perché dislocano sedimenti molto recenti. In questa zona abbiamo acquisito altri dati e questa è l'ultima slide che vi presento con un'interpretazione molto preliminare di una sezione stack ottenuta da un profilo fatto con il martello e utilizzando 96 geofoni e uno spacing di 2 metri. Si vede molto bene la struttura della faglia che si è rotta nel 2016 con una sintetica sconosciuta fino all'altro ieri, con attività recentissima e nel futuro un'altra faglia che probabilmente ha cessato la sua attività prima dell'ultimo massimo glaciale. Ok, questa è la sezione interpretativa del bacino di Castelluccio che insieme alla faglia del cordone del vettore definisce una zona di deformazione ampia più di 1 km e quindi queste indagini sono fondamentali per capire come si partiziona la deformazione ecosismica in superficie nel lungo termine. Ok, io vi ringrazio per l'attenzione. Intanto vi dico che stiamo lavorando in altri progetti, soprattutto nell'ambito del pianeta dinamico, Campo Felice. Lavoreremo nel Fucino quest'anno, sempre nell'ambito del pianeta dinamico. Abbiamo lavorato poi in contesti vulcanici, Monte Vesuvio e Campi Flegrei nel 2021, nell'ambito del Task V1. Sono in programma attività di sismica 3D sulla faglia alpina, progetto Tesira.
Sono stati fatti nel 2020 e 2021 due campi scuola con la Society of Exploration Geophysics e poi l'anno scorso abbiamo lavorato in Sardegna nell'ambito del progetto Einstein Telescope. È doveroso ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato in questi anni. È impossibile fare un elenco completo, però qui ho messo un elenco, diciamo, che contiene le persone, le prime che mi sono venute in mente. Un ricordo in particolare di Paolo Scandone, con il quale abbiamo condiviso dei momenti straordinari dal punto di vista umano e scientifico. E devo ringraziare anche il Centro di Supercalcolo, Daniele Menini e Emanuele Casalotti, perché tutte le tomografie sono state prodotte grazie a questi sistemi di supercalcolo. Grazie ancora della pazienza e spero che non vi siate annoiati troppo. Grazie Fabio, grazie Stefano per la presentazione. E ci sono domande? Io ho una domanda di base, ma dove sta il Minibib? Il mini bimba attualmente è siccome abbiamo un accordo di collaborazione col Centro di Geotecnologie dell'Università di Siena, fisicamente il mini bimba è parcheggiato presso il Centro di Geotecnologie. E poi di volta in volta, quando è necessario utilizzarlo, con un sistema di trasporto eccezionale, viene poi mobilitato e viene, diciamo, trasportato dove serve. Ok. Contiamo in futuro di creare un'infrastruttura che possa ospitare il mini bimba anche a Roma, però è una progettazione che richiede tempo Ci sono commenti, integrazioni? C'è Giulio, vai Giulio. Grazie Fabio per la presentazione. Ti volevo chiedere due cose, perché una è una curiosità mia, perché con un dottorando che si chiama Luca Del Rio e Marco Moro abbiamo lavorato un po' nella zona di Campo Felice e lì ci chiedevamo se avete un'idea del rigetto di Italia normale alla luce del segmento di Campo Felice. Quindi prima domanda era questa, se avete nei risultati preliminari una vaga idea no, del substrato. E l'altra era se avete mai studiato nel dettaglio il footwall, se vedete i laterali nelle zone di danneggiamento di queste faglie normali. Cioè, quello che si vede in affioramento sono, no, questi volumi enormi, campo poca roba, però se ti sposti verso, per esempio, beh, chiaramente l'esempio classico, ma ce ne sono tanti, uno è sicuramente il la faglia di Vado di Corno, oppure altre ancora, per stare più in basso, no? La Monte Marine, eccetera. Hai questi volumi giganteschi, cioè parlo di spessori di 1 chilometro con variazioni laterali notevoli del grado di fratturazione. E mi chiedevo se voi avete visto nulla delle zone di danneggiamento di queste faglie, in generale in Appennino. Ok, allora comincio a rispondere dalla seconda perché mi trovo meglio. Allora, come avete potuto vedere dalla mia presentazione, ci sono motivi logistici che a volte impediscono di estendere i profili al di là, diciamo, anche della traccia della faglia. Quindi, soprattutto quando si tratta di faglie bordiere, al di là delle quali c'è letteralmente un muro morfologico, per cui. Quindi sono rari i casi in cui abbiamo potuto investigare bene il footwall, però per esempio già nel caso di Castelluccio, dove la faglia che ha rotto all'interno della piana si trova proprio in posizione centrale, se volete posso farvi vedere la slide, fa vedere insomma che c'è un'estesa zona di danneggiamento. Per quanto la risoluzione sismica permetta di vedere anche nel footwall. In realtà qui il problema è che abbiamo molte faglie parallele tra di loro, quindi dove
finisce, diciamo, la zona di danneggiamento di una faglia, inizia, diciamo, l'hanging wall della faglia che sta immediatamente più in là. Quindi, però credo che questo sia un leitmotiv di queste strutture, cioè la zona di danneggiamento, come giustamente facevi notare, è molto estesa anche nel futuro. Quindi, dove le condizioni logistiche lo permettono, noi cerchiamo sempre di estendere, lo faremo anche in futuro, di estendere l'investigazione al di là. Poi, per quanto riguarda Campo Fenice, allora noi stiamo ancora lavorando, però le informazioni preliminari che abbiamo sono molto interessanti perché il bacino sembra molto profondo, più profondo di quanto ci aspettavamo. Noi abbiamo fatto un transetto che è all'incirca ortogonale alla faglia in posizione centrale e abbiamo un riempimento che è dell'ordine dei 300 metri in quella zona, quindi verosimilmente. Questo dovrebbe dare un'entità minima del rigetto quaternario della faglia in quel punto, però abbiamo delle stime indirette, diciamo, che ci permettono di dire che andando verso sud, diciamo, verso gli impianti da sci, il bacino è anche più profondo. Però ci stiamo ancora lavorando, quindi stime più precise, non sono in grado di fornirtene per il momento. No, grazie, grazie. Pensavo, certo che la zona, per esempio, la zona di Montemarine, la falda di Montemarine, come la conosciamo a volte, ha tanti nomi in letteratura, comunque Pizzoli, Barete, lì si può andare di traverso, solo che c'è un paese in mezzo, per parecchie centinaia di metri. Quindi lo stavo pensando, però Sì, tutto ci sono sta problemi nel. logistici sicuramente che voi conoscete molto bene. Esatto, sì, la logistica è determinante. Ho dimenticato di dire, per esempio, che ho fatto vedere la faglia di Paganica e la tomografia che siamo riusciti a ricavare. Però ecco, quello è stato uno dei profili più complicati da acquisire nella nostra esperienza, perché totalmente in contesto urbano, quindi molto difficile anche gestire il livello di rumore e anche la durata dell'acquisizione diventa infinitamente superiore alle aspettative perché bisogna interrompere di continuo. Però con un'organizzazione fatta per bene, nulla vieta che si possa acquisire anche nei centri urbani. Tra l'altro, noi vogliamo testare una nuova tecnica di acquisizione, il land streamer, che è molto utilizzato negli Stati Uniti anche in contesti urbani perché permetterebbe di evitare alcuni problemi legati all'installazione di cavi e di geofoni fissi sul terreno. Di questo può parlarvi anche Stefano più dettagliatamente, se volete. C'è Luigi che. Grazie. Sì, c'è Luigi che vuole intervenire. No, io mi allacciavo un attimo alla domanda di Giulio, per dire che comunque per studi di quel tipo diventa poi fondamentale, Giulio, l'accoppiata tra la sismica e tecniche geoelettrica, perché comunque a quel punto con la geoelettrica riesci a definire meglio cioè vai sul multiparametrico e quindi accoppi anche la resistività che è molto sensibile alla presenza di fluidi, alla mineralizzazione, via dicendo, e quindi puoi vedere anche meglio il footwall nel footwall quello che c'è. Mentre con la sismica a riflessione, eccessiva fratturazione in un bedrock, chiaramente ti dà un segnale sporchissimo, cioè che è difficile da vedere. Mentre in tomografia sismica vedi delle velocità, come in effetti capita a noi quando facciamo queste campagne, molto spesso il footwall delle faglie in carbonatico hai delle velocità dell'ordine di 3.000-3.500 metri al secondo, che chiaramente sono velocità abbastanza basse per dei carbonati che ti fanno capire che sono carbonati fratturati con sistemi di fratture ovviamente aperte perché sta in superficie e così. Quindi è importante per quelle cose accoppiare le varie tecniche. Comunque spesso la logistica poi dà dei problemi. Grazie, grazie Luigi. Grazie.
i commenti da parte dei colleghi? Ok, allora nel frattempo che qualcuno ci pensa, io direi che posso interrompere lo streaming. E io vi ringrazio, Fabio, Stefano. Grazie a te, Piergio, per l'invito. Abbiamo apprezzato molto e abbiamo cercato di fare il nostro meglio per fare un po' una presentazione generale che illustrasse un po' quello che è il nostro lavoro, ecco. D'accordo, allora ci aggiorniamo la prossima settimana per un nuovo...